Poi riparte Barella, salta secco Castiglieco, salta pure Kessi, non riesce a imbucare perché Kessi lo mura, non c'è fallo neanche qui, ma Resca non fischia, c'ha la nuova zona tiro, può liberare il destro, palo! E poi la riprende Padelli dopo il tocco di Candreva, che è involontario. Ancora Sanchez, più alto di prima, vola Godin! Ci mette la fronte, ci mette la testa. Candreva da Lukaku, Lukaku su Romagnoli, provano a duellare, se la allunga Lukaku e corre, Romagnoli cerca di stargli dietro, torna Romagnoli, arriva anche chi, arriva anche la palla al centro per Vecina, Donnarumma! Salva sull'uruguaiano che era arrivato da dietro a cercare il gol dell'1-0. Castiglieco alza la testa, alza pure il pallone, cerca Ibra che vola e fa la torre al centro, esce Padelli male, Rebic infila e porta il pallone, l'assist di Ibra, il gol ancora di Ante Rebic, il Milan in vantaggio. Castiglieco dalla bandierina, pallone verso Kessi sul secondo palo, Ibrahimovic! Zlatan Ibrahimovic ha segnato ancora lui! 2-0 per il Milan nel finale di primo tempo, il gol più atteso dai tifosi rossoneri, un gol pesantissimo per raddoppiare e adesso per il Milan è festa grande e per l'Inter è notte fonda.
uno contro uno. Sterza prova anche a colpire, sbatte su Hernandez al volo. Brozovic! Palla all'angolino, è battuto Donnarumma, l'Inter rientra in partita con Marcelo Brozovic. Sesto minuto del secondo tempo, all'improvviso e come all'andata è sempre Brozovic. Pensi Ricky che andremo sfondato gli ultimi minuti perché Hernandez non sta ancora bene fisicamente da quel gol. È vero. Allora si è abbassato, non ha contrastato, è arrivato in ritardo Castillo, ecco da lì l'azione. Ancora Inter, Sanchez, tutto buono, poco fuori, Messino! Messino! Ripresa, deve partire o deve restare? Sta in panchina o gioca titolare, ma è sempre lui che determina, sempre lui che arriva, la punta aggiunta, tutto in discussione. Sul piede sinistro di Conti e la testa di Sanchez. Cosa dici? Si tira con le perpendicolari, un filo oltre sembra. È buono. Vedi? È buono, è buono. Brozovic, grande palla fra Castiglieco e Çalhanoğlu, grande palla anche di Brozovic, Lukaku dopo la coda di Vecino, Lukaku a giro, con deviazione e in calcio d'angolo. Calcio d'angolo di Candreva, palla in area di rigore, deviata di testa! È completamente cambiato il derby. Sterza, Eriksen, taglia anche Lukaku, Eriksen sgambettato da Conti, fallo, giallo e calcio di punizione per l'Inter. Prova proprio così, traversa piena di Eriksen e poi Theo Hernandez spazza, punizione clamorosa di Eriksen da centrocampo. La palla è per Vecino che allontana. Lukaku con la torre, va dentro Barella che è scappato via, Barella verso Donnarumma, Barella allunga, Barella in area, Barella passa e colpisce Donnarumma e rimane vivo il Milan e Conti riparte, gran finale a San Siro.
Paquetà, posizione regolare, può crossare Paquetà, la alza sul secondo palo, vola Ibrahimovic e si schianta contro il palo anche Skriniar. Addormenta il gioco, gestisce questa ripartenza negli ultimi minuti, Odessino invece va in porta, poi rientra e fa passare secondi preziosi. Bandierina per Vecino, aspetta un attacco per portare via un calcio d'angolo, invece porta via un bel assist per Moses che vuole Lukaku in area. Lukaku! Chiude il derby! Romelu Lukaku con gol numero 17 del campionato! È 4-2 per l'Inter! Maresca, finisce la partita, finisce 4-2 per l'Inter, una rimonta pazzesca, un derby epico.